come state? Ringrazio tutti quanti perché oggi, nel giorno in cui registro, ci sono 700 iscritti al mio canale, che per me è un traguardo enorme. Sono contentissima, felicissima, orgogliosa e molto riconoscente alle persone che si sono iscritte, che mi seguono, che hanno la pazienza e la volontà di seguirmi. Grazie mille, per me è una gioia veramente enorme pensare che ci sia qualcuno che si appassioni alla tecnica wire anche tramite questi video, e comunque al fare da te ai gioielli fatti a mano anche tramite il mio canale. Per me è una gioia enorme. Grazie, grazie, veramente benvenuti a tutti quanti. La settimana scorsa ho realizzato un video per Let's Italia Team, che sapete è uno dei due grandi team che raggruppano le persone aderenti ad Etsy in Italia. E allora innanzitutto li ringrazio tutti i componenti del team che mi hanno dato questa possibilità, e dico a voi, se vi va, se volete, avete tempo, modo e volontà di dare un'occhiata a questo video, fatelo, mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate. Vi metto qui il link al canale YouTube dell'Etsy Italia Team e al video che ho realizzato per loro. Allora, oggi parlerò delle spirali realizzate col filo metallico, perché mi è stato chiesto più di una volta da un'amica qui sulla pagina e sulla home page, e anche da un'amica che mi ha scritto, non ricordo i nomi, scusatemi, li ho letti da poco ma non li ricordo. Io ho una grande memoria per i visi, ma per i nomi proprio disastro totale, infatti faccio delle belle gaffe di solito con i nomi. Quindi scusatemi amiche, però so che mi avete chiesto, e allora è una cosa importante, perché effettivamente le spirali non sono semplici da realizzare, effettivamente no, almeno non all'inizio. Vengono sempre un po' sbilenche, un po' stortarelle, magari un qualche angolo in più, cioè troppo aperte, troppo strette, diventano un cuneo, un po' difficile. Poi si segnano anche molto facilmente a seconda delle pinze che utilizzate. E allora vi vorrei mostrare come le realizzo io, come le creo. Naturalmente non vuole essere il solo modo, l'unico modo, il migliore, assolutamente, però insomma vi mostro come realizzo le spirali, sperando che possa tornarvi utile e che vi piaccia come al solito. Quindi vi mando un abbraccio e un bacio, buon lavoro, fatemi sapere come va con le spirali, ciao! Ed ecco qui il nostro filo. Si tratta di un filo di rame dello spessore di 0,8, perché la nostra spirale dovrà avere un po' di tenuta. Allora partiremo utilizzando queste pinze, che sono le pinze a punte coniche, come potete vedere. Allora afferrate la parte estrema del filo saldamente e formate un circoletto. Ok, così, un circoletto che sia come una P su se stessa, chiuso su se stesso, in questo modo, vedete? Allora adesso inizia il secondo giro della spirale, che è quello probabilmente più difficile da realizzare. Io faccio in questo modo, afferro sempre come ho fatto finora, quindi dall'interno con la pinza, con la ganascia della pinza. Ok, la mia pinza ha una ganascia più piccola e una più grande, quindi devo rintracciarla, eccola qua. Allora afferro saldamente e cerco di realizzare perlomeno un terzo del giro che devo creare. Quindi continuo a ruotare in questo modo finché riesco, vedete? Praticamente ho superato il punto di inizio del secondo giro. Ed è una cosa importante, perché è un po' difficile da realizzare. Allora adesso posso cambiare pinza, perché ho creato una superficie che è sufficiente perché possa afferrarla con un'altra pinza e continuare il lavoro. Potete utilizzare questa pinza, che è quella a punte ricurve, a becchi ricurvi, oppure la pinza con i becchi piatti all'interno, come questa, che io ho rivestito con lo scotch di carta. Vi faccio vedere com'è la pinza. Perché ho messo lo scotch di carta? Perché naturalmente si rischia di lasciare molti segni sul metallo utilizzando queste pinze. Quindi per minimizzare i segni sul metallo si può utilizzare lo scotch di carta. Io uso quello di carta normalmente. Adesso lo sto togliendo giusto per far vedere, ecco qua com'è, vedete? Ok, quindi potete usare lo scotch. Evitate possibilmente di utilizzare per questo scopo ancora le pinze a punte coniche.
perché per questo tipo di tenuta, di presa, non sono molto indicate, lasciano dei segni molto evidenti, oltre ad non avere una grande presa sul metallo. Quindi io preferisco in genere, le mie preferite sono queste, quindi continuerò con queste. Allora adesso la spirale creata, la piccola spirale, va afferrata in questo modo di piatto, saldamente, ok? Attenzione a non coprirla interamente con la pinza, perché questo vi impedisce di vedere cosa state realizzando sicuramente e soprattutto deforma la spirale. Voi andate avanti nel crearla e si storta, si creano dei punti, degli angoli praticamente nel filo, quindi praticamente non potete continuare, state rovinando la spirale. Allora io faccio in questo modo, afferro saldamente, lascio esposto il punto in cui il filo si gira, lo devo vedere, deve essere esposto, e contemporaneamente lavorano tutte e due le mani, gira sia la pinza sia l'altra mano, io utilizzo prevalentemente il pollice per accompagnare questo movimento, e vado avanti un millimetro alla volta piegando il filo e ruotando la mano con la pinza. Vedete cosa sto facendo? Ok? Praticamente stiamo venendo fuori dalla fase, per così dire, di difficoltà, diciamo, che è l'inizio, dopodiché si va avanti un po' speditamente, abbastanza speditamente, ok? Piano piano però, sto andando piano piano, perché se faccio questo all'improvviso, vorrei farvi vedere esattamente, tengo la pinza e poi faccio questo di botto, così, rischio di deformare la spirale, poi anche se provo a rimetterla in sesto, come sto facendo io ora, praticamente si crea comunque un punto che non tornerà più armoniosamente circolare, diciamo così, come prima. Ok, quindi non fatelo, andate avanti lentamente, con una presa sicura. Tante volte è possibile arrivare fino a sotto, se non avete delle pinze qui, io le mie qua sotto hanno un taglio che non va molto bene, se avete pinze di ottima qualità potete spingere la spirale qua sotto dove c'è la presa migliore rispetto a quella anteriore, spingerla qua sotto e lavorare da qui, sicuramente meglio, eh? Io non lo faccio perché appunto c'è questa specie di scanalatura interna che segna molto. Ok, andate avanti finché dovete, naturalmente se dovete creare, però questo forse è un altro discorso, se dovete creare delle spirali molto grandi, è chiaro che più grande la spirale più ci saranno dei problemi di tenuta, chiaramente, però diciamo che normalmente non avviene. E questa è la nostra spirale che abbiamo volontariamente leggermente deformato, ecco qua, ci possiamo fermare, ok, e poi tagliate. E vediamo, adesso farò una finitura così, inventata là per là, che non serve a nulla, ma comunque vediamo, la farò lo stesso, un circoletto, poi spingo questo dietro, ecco qui, facciamo un elemento decorativo che potrebbe essere agganciato, per esempio, ecco qua. Ecco, io spero vi possa tornare utile e che possa servirvi per creare delle meravigliose spirali che sono veramente la base, l'ABC della tecnica wire. Vi mando un bacio, ciao!